solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». Carissimi, oggi domenica del Corpus Domini, il corpo è il sangue di Cristo, il dono di Gesù per noi, la sua presenza per noi fino alla fine dei tempi. La liturgia di oggi ci propone il capitolo 6 di San Giovanni: Gesù è il pane della vita, un pane di vita eterna. Gesù ci dice oggi che chi si ciba di lui, chi si ciba dell'Eucaristia, ha l'opportunità di vivere in comunione con lui e di camminare verso la vita eterna. Questo l'aveva ben capito Francesco di Assisi, che direi in quasi tutti i suoi scritti, nella maggior parte dei suoi scritti, ci parla dell'importanza dell'Eucaristia. Tutti i santi ci parlano dell'importanza dell'Eucaristia. Allora questa domenica ci fa riflettere su questo grande dono, il pane della vita, il pane di vita eterna, che diventi, carissimi, anche il pane della nostra vita eterna. È quello che io auguro con tutto il cuore a ciascuno di voi, che il pane di vita possa essere l'alimento principale del nostro cuore verso la vita eterna.